Benvenuti su Viral News. Abbiamo delle bruttissime notizie riguardo il caso della scomparsa di Giulia Cecchettin e il suo ex ragazzo Filippo Turetta. L'Italia intera ha tenuto il fiato sospeso per una settimana e purtroppo è stato ritrovato un corpo di donna questa mattina nel lago di Barcis, a Pordenone. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella. Il corpo è stato identificato come quello di Giulia Cecchettin, la giovane ragazza di 22 anni scomparsa. La conferma proviene dalla Procura di Venezia. Le indagini avevano concentrato gli sforzi nella zona del lago di Barcis e il ritrovamento del cadavere è stato segnalato da quarto grado e successivamente confermato da fonti investigative. Il corpo sembra essere stato recuperato in un canalone tra la zona del lago e Piancavallo. La famiglia di Giulia si è ritirata nel silenzio, circondata dagli avvocati, nella loro casa di Vigonovo. Nel frattempo, il padre è uscito con i carabinieri. Le ricerche dei due ex fidanzati, separatisi lo scorso agosto, duravano da 7 giorni. Giulia aveva accettato di incontrarsi con Filippo nel centro commerciale di Vigonovo il sabato precedente alla scomparsa. Dopo la denuncia dei genitori, le ricerche si erano estese a diverse province, seguendo i movimenti della Fiat Punto di Turetta. Le indagini avevano avuto uno sviluppo significativo con l'iscrizione di Filippo nel registro degli indagati per tentato omicidio, atto giustificato dalla procura per permettere indagini necessarie. Nel corso delle ricerche, erano state individuate tracce di sangue nel parcheggio di Fossò, vicino allo stabilimento di Dior. Inoltre, è stato confermato il passaggio della Fiat Punto di Filippo in Austria, registrata a Lienz, nel Tirolo orientale, mercoledì scorso. Non sono ancora emerse tracce della presenza della vettura in Alto Adige, a pochi chilometri da Lienz. Se volete lasciare un messaggio di cordoglio per la famiglia di Giulia, fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti e notizie.